Dato ragazzi, sono Gioia, questo qua è il 26 episodio insieme a Noemi. Non saluti. Penso Ciao. che continuando così questo video sarà molto divertente. E per chi non conoscesse, la mia sorellina che abbiamo fatto già le top 5 plays insieme, ti ricordi? Video bellissimo. È uscito bene. Ma parla un po'. Comunque ragazzi, questo qua è il 26 episodio e partiamo subito con le domande. Tua sorella ti dà mai del nigga? Ah, bella Joe. No, lo chiamo, di solito lo chiamo il brufoloso. Sì, due brufoli in faccia. Capito? Quella che ha 10 anni ed è più cicciona di Godfrax. Chiede a tua sorella se le piacciono i tuoi video. Ho visto alcuni video suoi e non mi piacciono tanto. Sì, quali video hai visto? Quelli che mangi te con tante cose schifose. Vabbè, minchia, quelli sono più divertenti. Cosa ne pensa Noemi dei videogiochi? A me non piacciono tanti i videogiochi, però quando vedo Giorgio giocare mi piacciono un po'. I videogiochi che mi piacciono sono quelli di Sì, Redding. WWE 13, cioè, l'anno scorso, poi? E poi quelli che non mi piacciono sono quelli che spari. Ah, quello che tipo sto giocando ultimamente. E tu hai mai giocato con me alla play? Sì, a A che giochi? Redling. Sapete come giocavamo? Due joystick, lei col joystick spento e io che giocavo e diceva minchia, gioco fortissimo, sì! Non se ne è mai accorta, poverina. Com'è essere sorella di Joelle? Nel senso, sei felice? Fiera di essere sua sorella? Bella Joelle. Io sono felice di essere sorella di Giovele, però perché mi aiuta a fare i compiti, però è più brufolosa, quindi non sono Sì, fiera. bla bla bla. Io invece la odio. T'ammazzo nel... Per tutti e due, che rapporto avete tra di voi? Bella Joe. Allora, tra di noi c'è un bel rapporto comunque, cioè non è che i fratelli che ci scanniamo come magari con gli altri due che ho. Sì, perché ho un'altra sorella grande e un fratello grande. Comunque con lei di solito ci mettiamo a guardare la tele, ogni tanto giochiamo insieme, lei guarda i miei video, io la picchio, cioè robe del genere di Io ti sempre. picchio. Io ti picchio. Io! Chi è più forte? Io! Io te. Va bene, hai vinto tu. Sì, comunque solito, cioè ci divertiamo. E come ti sembro? Com'è il nostro rapporto? È felice? Sì, perché ti picchio? Fantasia al massimo. Rush o Rexo? E perché? E per la tua sorellina, chiedi qual è il suo cartone animato preferito. Bella Joy, continua così. Allora, ovviamente preferisco i Rush perché nei Rexo ci sono entrato momentaneamente attraverso, mentre facevo le recce dei Rush, ma non visto, gli faccio posso entrare? Ok. E preferisco i Rush perché vabbè hanno più iscritti anche se non c'entra tanto, però i video, cioè che i Rush sono sia trickshotter che filler, quindi sono più belli secondo me. Lei non sta capendo niente, comunque per lei la domanda era quali erano i suoi cartoni preferiti. I miei cartoni preferiti sono Violetta Sì, e Violetta innanzitutto non è un cartone animato. sì, che è Cartone Violetta. animato e nemiche sono disegnati al computer. Allora Doraemon. Doraemon. Doraemon, Doraemon, che gatto spaziale sono. Tua sorella è geneticamente modificata di Nutella come te? Bella Joe. No, come potete vedere lei è bianca, io sono nero perché io sono stato adottato e lei no. Giusto? No. No. E cosa è successo? Tu sei troppo abbronzato, io Oh, mamma ha fatto una cacca quando sono nato. no. 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 Raccontate la vostra nota presa a scuola più stupida, sempre se tua sorella ne ha presa una. Bella Joe. La mia nota più stupida è stata quando la maestra mi ha scritto sul diario che stavo giocando con le penne. Ah, quest'anno? Sì. Stavamo facendo la simulazione della verifica e lei giocava con le penne. E poi la verifica quanto hai preso? Boh. No, non boh. Quanto hai preso nella verifica? Boh. 4 ha Non preso. è vero, ho preso 2. 10. Sì, ma vaffanculo. Io invece la nota più stupida. Allora, in pratica alle medie la prof di matematica ci rompeva tanti coglioni. E allora ci ho fatto scrivere 100 volte: devo stare zitto in classe, non devo parlare in classe, non devo parlare in classe 100 volte. E io mi sono, cioè, mi era partito così lo schizzo da pittore, L'embolo. l'embolo. Dove va a sapere queste parole? Perché lo dice sempre la maestra Chiara. La maestra Chiara dice che fa partire l'embolo. Jacopo fa partire l'embolo alla maestra Chiara. Di che gli fai partire l'embola. E comunque in pratica dovevo scrivere 100 volte non devo parlare, non devo parlare, non devo parlare e mi sono dato a scrivere non devo picchiare la maestra, non devo sputare sulla maestra, tutte cose del genere e io comodamente l'ho lasciato sotto al banco. Il giorno dopo la vidella, no, non il giorno dopo, il pomeriggio stesso la vidella l'ha preso, l'ho fatto vedere alla maestra,
Il giorno dopo, tac, nota lunga così sul registro, sul diario, ho convocato i genitori, per poco non sospeso ed ero alle medie. E sì, sono cresciuto male. Noemi, che ne pensi di tuo fratello che gioca? Che è scemo. Perché? Perché parla con la Play. Perché non è che parlo con la Play, no, tarata. Vero? C'ho il microfono e parlo con i miei amici. Sì, sì. Adesso che ritardato io che parlo alla Play da solo. Poi. Che serie TV vi guardate tu e tua sorella? Bella Joy, sono grande. Io e mio fratello guardiamo One Piece, Bake Off Italia e MasterChef Italia. Però Bake Off Italia è finito, quindi non posso. MasterChef fare. No, scusa. Sì, io martedì. Martedì, ragazzi, tutti quanti su Cielo dalle 21:10 ci sarà MasterChef Junior Italia. Vi consiglio tutti di vederlo perché mi hanno pagato per dirlo. Cibo e bibita preferita? Parto io. No, io. Parto io. Io. Parto io. Io! Allora, cibo e bibita preferita. Per me, cibo. Non so, cominci tu. Il mio cibo preferito è la pizza e la pasta al sugo che fa il sugo di mamma. E poi? Da bere? La bibita è la coca. Minchia, è innovativa come pizza e coca, wow. No, allora, per me, bibita preferita, la Red Bull. Tutte le bevande energetiche. Cosa guardo? Io non ho la telecamera. Mentre cibo preferito... ovviamente non lo so, mi piacciono tanto le pizzette a scuola, quella con sopra i booster da 1 euro, buonissime. Andate tutti alla mia scuola a prendere le pizzette che mi hanno pagato per dire anche questo, ovviamente anche a Red Bull. Fatti strappare dei peli dal naso da tua sorella. Penso che tipo odio sto ragazzo che ha già fatto questa domanda e partiamo subito. Questi qua sono tipo i pelazzi dentro il mio naso. Non l'hai preso. Dai. Stai vero e non aprire la bocca. Madonna. Vediamo. Ma... due ne ho presi. Cazzo, mi ha distrutto il naso, porca puttana. Voglio 250 like come minimo per sto cazzo di pelo. Due. Ah, mo faccio io. No. Che bugiardo. Che bugiarda che sei. Noemi, t'ammazzo. Ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto, ringrazio Noemi per la partecipazione, ti sei divertita a farle? Più o meno. Comunque, lasciate un bel like, un bel commento e scrivetemi una domanda per il prossimo episodio, passate dai link in descrizione. Noemi, vuoi dire qualcosa alla fine del video? No. No. Minchia, far video con lei è sempre un disastro. Comunque, spero ovviamente che questo episodio vi sia piaciuto, un saluto da Gioele e la mia sorellina bruttissima. Ciao!